cresce la voglia di giradischi e i produttori si adeguano. In questo video andremo a vedere due modelli di giradischi, entrambi a trazione diretta. Uno è il modello proposto da Denon e l'altro il modello storico proposto da Technis. Mi riferisco al nuovo SL1200GR2. Il nuovo giradischi di Technis, che va a sostituire il modello uscito nel 2017, l'SL1200GR, si chiamerà semplicemente GR2, di fatto un'evoluzione di quest'ultimo, più che altro un aggiornamento tecnologico. Come nel modello precedente, si tratta di un classico per Technis, un trazione diretta senza nucleo, quest'ultimo però con un nuovo controllo di velocità e di tensione, utilizzando la tecnologia PWM già vista su quello che sono gli amplificatori in classe D. Questo per ottimizzare quello che è la tensione fornita appunto al motore e di conseguenza migliorare quello che è la costante di rotazione. Inoltre viene adottato un nuovo alimentatore, quest'ultimo di tipo low noise, cioè tradotto in italiano a basso rumore. Questo sempre per ottimizzare quello che è il rumore interno dovuto appunto a quest'ultima, l'alimentazione. Il telaio è un classico per Technis, parliamo di un telaio rigido realizzato in alluminio. Telaio di tipo doppio strato, come ho detto, alluminio e gomma per evitare qualsiasi tipo di risonanze con quello che è l'ambiente esterno. La combinazione dei due materiali che hanno densità differenti è proprio ricercata per evitare le vibrazioni interne del telaio. E per molti appassionati di questo modello di giradischi, ormai iconico di Technis, il ritorno del braccio AS. Scelta dettata sicuramente più per un aspetto estetico. E in ultimo arriviamo al prezzo, quest'ultimo adeguato a quello che è i giorni nostri. Sto parlando chiaramente di un aumento di prezzo che si attesta al prezzo di listino di 1999 euro. Questo è il prezzo dell'SL1200GR2. Troveremo in vendita tra qualche settimana in due colorazioni differenti, il classico argento e una versione identica, ma questa volta di color nero, che prende il nome di SL1210GR2. E adesso arriviamo alla seconda novità, questa volta proposta da Denon, di un giradischi sempre a trazione diretta, il modello in oggetto è il DP3000NE. La scelta fatta da Denon per il telaio è un telaio a struttura rigida, telaio realizzato in fibre di legno, con piedini isolanti e smorzanti. Una pialleggiatura del cabinet realizzata in ebano scuro che dona al giradischi davvero un'eleganza molto classica. Un altro dato che mi ha colpito molto di questo giradischi, oltre alla sua grande eleganza, è l'elevato peso, che si attesta addirittura a 18,5 kg. Valore davvero notevole per quello che è un giradischi. Per quello che è la scelta del braccio, Denon ha optato per un braccio ad S, con bilanciamento statico. Troviamo inoltre il portatestina della SME, così da poter equipaggiare un'ampia gamma di prodotti sia MM che MC. A proprio piacimento. Quanto non ci sono testine fornite con il giradischi. Troviamo la possibilità anche di alzare il braccio da 0 a 9 mm, in modo da poter modificare l'angolo di tracciamento verticale, oltre alla regolazione dell'anti-skating. Come abbiamo detto, siamo di fronte a un giradischi a trazione diretta. Rotazione anche questa volta controllato da un sistema PWM, denominato da Denon Space Vector PWM. Il motore è alimentato da un alimentatore dedicato con un circuito che permette di minimizzare quelle che sono le variazioni di tensione. Alimentatore e sistema Space Vector PWM, tutti dispositivi che garantiscono una rotazione costante. Rotazione che in questo modello è di 33 e un terzo, 45 giri e addirittura 78 giri. Il prezzo di questo gioiellino proposto da Denon
si aggira a 2.500 euro, prezzo di listino. L'uscita prevista è per ottobre 2023. In ultimo concludo con le mie considerazioni. Come vedete sono due modelli di giradischi molto simili. Partendo da quello che è la scelta del motore a trazione diretta e un controllo che praticamente è analogo su entrambi usando la tecnologia PWM, arriviamo anche al braccio che in tutti e due i modelli è di tipo AS. Nessuna differenza anche per la scelta del telaio. Telaio rigido per entrambi, dove uno troviamo l'alluminio che è sul modello di Technis, mentre nel modello proposto da Denon troviamo un più elegante fibra di legno addirittura in ebano nero. Due giradischi che per scelte tecniche sono praticamente simili tra di loro, ben poche le differenze, pur mantenendo però due estetiche ben differenti. Technis si propone con una scelta ormai classica dei suoi modelli che riprendono quello che è il modello storico LSL1002, ossia una scelta molto high-tech con una soluzione in alluminio molto bella esteticamente. Scelta invece più elegante e raffinata per quello che è Denon. Per entrambi i modelli si è preferito non montare nessun tipo di testina, scelta che condivido appieno, in quanto ognuno di noi ha i propri gusti personali. È giusto lasciare libero arbitrio per quello che è la scelta della testina. Nota dolente per entrambi il prezzo. Ormai stiamo assistendo a un incremento di prezzo di tutti quelli che sono i prodotti dell'alta fedeltà. Inutile negare che sta diventando una nicchia per pochi. Se la proposta di Technis è comunque valida, anche se il prezzo ormai sfiora i 2.000 euro, troviamo per il più elegante Denon un prezzo addirittura di 2.500 euro. 500 euro che non sono certo giustificabili da un cabinet in legno, anche se quest'ultimo è di ebano. E adesso ditemi voi, nei commenti, cosa ne pensate di questi due modelli di giradischi. Concludo con un saluto, ringraziando tutti per aver visto questo video e vi do appuntamento ormai a quello che è l'evento Clou. Per quello che è il canale Mauri e Fai, mi riferisco al Milano High Fidelity, evento che si svolgerà il 7 e l'8 di ottobre e chiaramente non mancherò a questo appuntamento. E per una volta ancora vi porterò le mie impressioni, buone o cattive che saranno. E adesso concludo qui e vi saluto a tutti. Grazie ancora per aver visto questo video e al prossimo video. Un saluto dal vostro Maurizio di Mauri Fai. Ciao a tutti, ciao ciao!